Ivan Tisci, è stata una buona prova quella del Cerignola contro l'Altamura, a che punto è l'audace? Ma sotto l'aspetto sicuramente tecnico-tattico c'è da lavorare, ma devo dire che come avevo già visto la crescita nella settimana precedente, devo solo essere contento di quello che stanno facendo i ragazzi, perché si stanno applicando, stanno cercando di portare sul campo quello che proviamo durante la settimana. Chiaro che adesso la cosa più importante è soprattutto quello dell'aspetto fisico, quindi fisicamente siamo a buon punto, dobbiamo cercare di arrivare al meglio all'inizio della stagione, perché poi al di là dell'aspetto tattico, come dicevo prima, la fisicità ci vuole, perché è un campionato difficile, poi soprattutto sarà un inizio molto importante, perché al di là degli avversari ci saranno tante partite ravvicinate, quindi siamo a un buon punto, ma c'è ancora da lavorare. Una squadra soprattutto cinica? Sì, no, i ragazzi chiaramente adesso stanno cercando di forzare alcune cose che chiedo, al di là dell'errore, perché l'errore tecnico io glielo concedo e non mi preoccupo mai di questo, sono i concetti che devono continuare a provare a fare, a mettere in campo, perché secondo me li hanno nelle corde, hanno le qualità per poter fare un certo tipo di calcio. Sono contento di come ci stiamo provando, quindi dobbiamo continuare su questa strada. È chiaro che poi dopo, quando si inizierà a fare sul serio, i risultati sicuramente potranno aiutare nel nostro percorso, ma dobbiamo avere il giusto equilibrio, perché sappiamo che il campionato è un campionato difficile e io sono convinto che il Cerignola saprà dire la sua. Si aspetta qualcos'altro dal mercato? Ma io ho detto al direttore, con cui vivo quotidianamente la squadra e alla società ne è al corrente, che io sono già molto contento della rosa attuale, ma lo dico, non è una frase fatta, perché al di là del fatto che siamo anche in tanti, quindi poi ci sarà magari anche purtroppo qualcuno che dovrà lasciarci, ma devo dire che sono molto contento dell'organico a disposizione. Sappiamo che se ci dovesse essere l'occasione e la possibilità di andare a mettere qualcuno all'interno di questo gruppo che possa alzare il livello non solo tecnico ma anche di magari di esperienza, non ci tireremo indietro, ma per quello che riguarda la squadra che ho a disposizione sono già contento. Aveva detto, per chiudere, inizio importante di stagione, ecco, che inizio sarà, che avversari si aspetta Tisci? Ma avversarie toste, campionato di Serie C e soprattutto il girone del Sud è un girone importante, molto equilibrato. Secondo me rispetto all'anno scorso ci sono più squadre che si sono mosse molto bene, si stanno muovendo molto bene sul mercato, e noi non siamo da meno, perché magari rispetto a tante altre abbiamo fatto qualcosina meno a livello numerico, ma perché quelli a disposizione, ripeto, sono già giocatori importanti che hanno fatto molto bene lo scorso anno, quindi io devo lavorare su un gruppo che ha ben figurato nella stagione scorsa, cercare di fare il meglio possibile, e io sono convinto che ci faremo trovare pronti. Tra l'altro la prima esperienza, se non vado errato, in prima tra i pro, insomma una grande emozione, una grande responsabilità. Sì, dai, l'emozione sicuramente la vivrò molto di più al fischio d'inizio della prima giornata, come ho detto, perché poi quando poi ci sarà il fischio d'inizio mi renderò veramente conto che si inizia a fare sul serio, e quindi vorrò arrivare a quella partita consapevole di aver fatto tutto quello che è necessario con i ragazzi per essere pronti. Poi dopo sappiamo che di partita in partita ci sarà da lavorare, da soffrire. Io sono contento, l'ho detto anche qualche vostro collega, per me il Cerignola è come se allenare la massima squadra di Serie A in questo momento. La società mi ha dato una grande opportunità, io cercherò di sfruttarlo al meglio, come giusto che sia.